Grazie Presidente. La nostra Costituzione sancisce rispettivamente all'articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo 3 sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Orbene, il legislatore italiano, nel corso dell'ultimo decennio, è intervenuto su più fronti volti alla lotta e alla sconfitta della repressione delle minoranze contro la violenza di genere, promuovendo la tutela delle stesse. Per ciò che concerne le minoranze etniche, nel 2016 il legislatore è intervenuto inserendo il comma 3 bis alla legge 654 del 75, introducendo quindi l'aggravante speciale del negazionismo, negazione della Shoah e dei genocidi in generale. Nella tutela dei più deboli attraverso la legge 119 del 2013, nel 2017 la tutela dal cyberbullismo e nel 2019 la novità del codice rosso contro la violenza sulle donne. A livello di normativa nazionale, qualunque istigazione, commissione di reati è punibile già come norma generale e non solo speciale. In particolare l'istigazione a delinquere viene descritta come il comportamento di chi istiga a commettere uno o più reati. L'apologia di reato non viene definita in modo specifico. Il codice si limita a punire chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. Ancora, la Costituzione italiana vieta in maniera esplicita la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista. Per rafforzare questa previsione al fine di evitare che potesse essere facilmente aggirata, la legge ha pensato di punire anche coloro che si attivano per costituire organizzazioni che si ispirano ai principi fascisti, nonché tutti quei comportamenti che esaltino l'ideologia del ventennio. In pratica, l'ordinamento giuridico proibisce l'apologia del fascismo. Ricapitolando la normativa interna, partendo dalla Costituzione, ci offre un ampio spettro per le garanzie delle minoranze, ramificandosi con norme rinvenibili nel codice penale e infine scendendo nel dettaglio delle leggi speciali, anche di ultima generazione. Nell'analizzare i fenomeni più gravi di intolleranza verso le minoranze condotte di apologia delle leggi razziali e antisemitiche, vediamo che gli stessi si sono verificati in maniera particolare in Germania, Francia e Belgio. È essenziale che anche in Italia vengano monitorati e condannati fermamente eventuali fenomeni di antisemitismo all'interno di gruppi effettuati da singoli individui e in generale condannati tutti i comportamenti di intolleranza e istigazioni all'odio e alla violenza. Assieme alla vigilanza sul possibile insorgere di questi fenomeni, occorre però combattere anche quelle condizioni in cui si verifica una lotta tra poveri. È necessario quindi prevedere misure per un sostegno importante alle politiche dello Stato sociale, accompagnato da una gestione dei flussi migratori compatibile con il nostro tessuto economico. Concludendo, abbiamo già gli strumenti idonei a reprimere ogni condotta sopra descritta, semplicemente applicando quello che è previsto dalle nostre leggi, contenuto nella nostra Costituzione, nella normativa comunitaria e in quella convenzionale. Ben venga l'istituzione di una commissione che affronti questi temi e che dovrebbe essere di supporto. Approvare però questa commissione, così come richiesta nella mozione a prima firma Segre, rischia da un lato di andarsi a sovrapporre gli organismi già esistenti, con una ipotetica frammentazione e liquefazione di responsabilità, dall'altro di poter essere utilizzata in modo strumentale nell'affrontare alcuni argomenti e per ultimo di essere di parte
in quanto non affronta in modo puntuale il monitoraggio del fenomeno della cristianofobia. Su questo tema i dati del 2019 portano ad evidenziare che il trend è in aumento, con 245.000 persone perseguitate e oltre 4.000 uccise per la loro fede. Vedete, colleghi, il contrasto a questi crimini non si attua eliminando il crocifisso dalle scuole. Non ci si nasconde dietro alla laicità del nostro Stato per giustificare questo atto che porta esclusivamente a cancellare chi siamo. Caro Ministro Fioramonti, se oggi siamo in uno Stato laico, se oggi noi donne siamo in quest'Aula, se io posso non coprirmi i capelli o il volto e se in questo momento parliamo di tutela delle minoranze e di combattere gli atti di discriminazione, lo possiamo fare proprio grazie a quello che il crocifisso rappresenta. Concludendo... Non aver voluto trovare quei punti di condivisione per far nascere la Commissione con il consenso di tutte le forze politiche è stata un'occasione persa. E complimenti al collega Faraone per l'ennesima volta, perché da quanto lui ha detto in aula abbiamo capito tutti qual è l'intenzione dell'utilizzo, almeno della sua parte, della Commissione che dovrà nascere. E con questi presupposti... Con questi presupposti, non per togliere nulla alla senatrice Segre, che va tutta la mia ammirazione e tutta la mia solidarietà, ma a queste condizioni il gruppo Lega si asterrà dal votare l'istituzione di questa commissione.